Ciao a tutti, quello che sto andando a presentarvi è un barbecue a gas Weber. Per l'esattezza è un barbecue a gas della linea Q, il modello è il Q200. Il modello Q200, come tutti gli altri modelli della linea Q Weber, presentano un braciere e un coperchio realizzati in fusione di ghisa di alluminio. Questa fusione è garantita 5 anni. Nello specifico, il Q200 è un barbecue che si presta bene ad essere appoggiato su un qualsiasi supporto che magari potete avere in terrazzo, in giardino, per cui un tavolo, un piano, qualcosa. In alternativa, se non disponete di questo piano di appoggio, potete usufruire del carrello che vedete sotto, carrello Weber, studiato appositamente per appoggiare tutti i barbecue della linea Q. Il carrello è un optional, come vi ho già detto, e in un altro video vi farò vedere nello specifico di cosa si compone e come funziona. Tornando al barbecue, notate che inoltre è dotato di due piani di appoggio laterali, e la struttura, questi due piani sono realizzati in plastica termoindurita e sono fissati alla struttura del barbecue che è realizzata in fibra di vetro intrecciata. La fibra di vetro è un materiale particolarmente resistente, molto robusto, ma allo stesso tempo danno molta leggerezza al barbecue, appunto per poterlo spostare agevolmente. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si compone il modello Q200. Aprendo il coperchio, notiamo subito la griglia di cottura. La griglia di cottura ha una superficie di cottura di 55 cm sulla larghezza e 39 sulla profondità. La griglia è realizzata in ghisa di acciaio smaltata e al di sotto della griglia notate il bruciatore in acciaio inox, bruciatore a gas. Il bruciatore ha una potenza di 3,5 kW, per cui un'ottima potenza per poter effettuare delle buone grigliate. Al di sotto del braciere notate quel foro. Da quel foro vengono evacuati tutti i grassi e i sughi di cottura che verranno raccolti da quella vaschetta in alluminio che vedete sotto. La vaschetta in alluminio potete, una volta finito di grigliare, estrarla facilmente tirando fuori questo vassoio che la contiene e potete andare a sostituirla o a lavarla. Per evitare di sostituirla ad ogni grigliata, quello che vi consiglio e quello che consiglio a tutti i miei clienti è di mettere, prima di iniziare a cucinare, nella vaschetta un filo d'acqua. L'acqua eviterà al grasso di attaccarsi alle pareti, per cui non avrete la necessità di sostituirla ogni volta, ma semplicemente gli date una sciacquata e poi la rimettete al suo posto. Quella vaschetta lì con l'acqua inoltre evita di fare parecchio fumo. Il bruciatore a gas viene acceso tramite piezoelettrico. Il piezoelettrico si attiva tramite questo pulsante. Sentite? Vediamo se riesco a farvi vedere la scintilla. Il pulsante, una volta che lo premete, azionerà una scintilla, eccola lì. La scintilla a gas aperto farà accendere il bruciatore. Lo andate a gestire tramite questa manopola con la quale potete andare da un minimo a un massimo di potenza passando per le potenze intermedie. Risulta ovvio che ogni pietanza ha bisogno della sua temperatura di cottura, ecco appunto potete gestirla con questa manopola. Il barbecue arriverà completo di tubo in gomma e regolatore da avvitare alla bombola. Vi basterà avvitarlo e sarete subito pronti per cucinare. I due piani in plastica, come vi dicevo prima, presentano ogni piano due ganci. Questi due ganci vi permettono di poter appendere i vostri attrezzi da cottura, quali potrebbero essere la spatola, la pinza, il forchettone, in modo tale da avere sempre tutto in ordine a portata di mano mentre state cucinando e non perdere tempo. Una volta che avete finito di cucinare, quando andrete a riporre il barbecue, per evitare di ingombrare troppo spazio, avete la possibilità di chiudere i due piani. Chiudete il coperchio. Notate come il barbecue assume delle dimensioni molto ridotte. Cos'altro dire? Posso dirvi questo, che tutti i barbecue della linea Q, anche se sono dei barbecue entry level, per cui adatti a persone che si stanno avvicinando al mondo del barbecue a gas,
sono comunque dei barbecue che presentano tutta la qualità e la tecnologia che da anni contraddistinguono il mondo Weber. Non mi resta che salutarvi augurandovi delle ottime grigliate. Vi ricordo il nostro sito www.barbecumania.it, sito in cui potete comprare, acquistare dai barbecue gli accessori, alle chips, da affumicatore, insomma tutto quello di cui avete bisogno per eseguire delle ottime grigliate. Oppure potete seguirci sulla nostra pagina Facebook barbecumania.it o attraverso il nostro canale YouTube. Ciao a tutti e al prossimo video.